Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i numeri dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono 257 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 4.309 tamponi e risultato dunque positivo il 5,96% dei campioni. Si registrano purtroppo 12 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a quota 1.084. Lieve calo dei ricoveri e contagi Covid nell'ospedale di Atessa dove è chiuso un reparto. Vediamo insieme il servizio, poi ascoltiamo l'intervista al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che si esprime sulla possibilità che la regione diventi zona gialla prima dei famosi 14 giorni previsti dal DPCM del governo. Sentiamo. 257 nuovi positivi, 12 decessi e un lieve calo di ricoverati e degenti in terapia intensiva. Questo in sintesi il bollettino delle ultime 24 ore di emergenza Covid in Abruzzo. I tamponi analizzati sono stati 4.309, dunque il tasso di nuove positività resta piuttosto stabile, attorno al 6%. Come detto, è ancora pesante il bilancio delle vittime. Da inizio emergenza siamo a quota 1.084. Crescono a grandi numeri i dimessi guariti, più 724, anche se il numero di persone ricoverate continua ad essere elevato, 599, di cui 56 in terapia intensiva, anche se a livello nazionale l'Abruzzo è scalato nella seconda metà della classifica per quanto riguarda l'occupazione dei reparti, segno che comunque le restrizioni stanno funzionando. Ancora tantissime le persone in isolamento domiciliare, oltre 13.300, poco di più quelle attualmente positive, che ad ogni modo sono in calo, meno 481 rispetto a ieri. Tra le cattive notizie, oltre ai decessi, il contagio all'interno del San Camillo di Atessa, dove sono risultati positivi 11 pazienti e 6 operatori del reparto di riabilitazione, i cui ricoveri sono bloccati. Tutti i positivi sono asintomatici. Dal secondo piano del presidio sanitario, i pazienti positivi sono stati trasferiti al terzo piano che ospita la medicina Covid-19, mentre gli operatori sono in isolamento domiciliare. Per la ASL di Chieti ha funzionato il sistema adottato per separare e filtrare le diverse unità operative e ha impedito dunque l'estensione del contagio ad altri reparti. I locali della riabilitazione sono stati sanificati e i pazienti negativi al tampone molecolare sono stati precauzionalmente sistemati in stanze singole in attesa del secondo tampone di conferma. Se quest'ultimo risulterà negativo, cesseranno l'isolamento e l'unità operativa potrà accogliere nuovi ricoveri. Se questo trend va avanti così, già da domani potremmo dire che l'Abruzzo rientra pienamente in tutti i parametri che lo classificano come una regione appunto con uno scenario 1, scenario di basso rischio, che è quello compatibile con le zone gialle. Segnalo che ci sono in tutte queste parametri la graduatoria, chiamiamola così, tra le regioni colloca l'Abruzzo esattamente nella media nazionale, esattamente a metà classifica. In quello delle occupazioni dei posti letto di terapia intensiva anche nella parte bassa della classifica, vuol dire che ci sono molte più regioni che hanno un tasso di occupazione superiore al nostro di quante ne abbiano minore del nostro, e quindi il fatto che l'Abruzzo debba essere considerata di fatto l'ultima invece ad accedere alla zona gialla, quando le regioni che sono già da qualche giorno, da quasi una settimana in zona gialla, hanno numeri molto più alti dei nostri, e in questi indicatori fa capire come sia ragionevole la nostra pretesa nei confronti del governo di essere giudicati non per il numero dei giorni e per una burocratica osservanza di un calendario che non è imposto dalle tavole della legge, ma da diciamo, un meccanismo umano come tale perfettibile e con qualche difetto da correggere, ma di adeguare il trattamento e le discipline vigenti nella nostra regione sulla base dei dati reali. I vertici della TUA, la società di trasporto regionale pubblico, sono al lavoro per far fronte alla riapertura delle scuole che dovrebbe avvenire dopo le festività natalizie. Più corse e mezzi si cerca di garantire chiaramente la sicurezza per quanto possibile. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti.
Stiamo lavorando unitamente ai prefetti che, come da disposizioni ultime, coordinano i tavoli e con gli istituti scolastici, quindi ci vediamo ormai con cadenza quasi giornaliera fra tutte quante le province. Noi cerchiamo chiaramente di fare il nostro come supporto, il nostro lavoro come supporto ai tavoli prefettizi che hanno preso in mano la situazione in termini egregi, siamo confidenti su un buon risultato complessivo e inoltre organizziamo il lavoro per quanto di nostra competenza. Le cose che tu hai messo in campo, le forze che tu hai messo in campo sono nell'ordine: un potenziamento nel parco mezzi interno, quindi sono stati acquistati, come abbiamo ampiamente comunicato alla stampa e mezzi di informazione, nuovi autobus, alcuni sono arrivati, altri arriveranno proprio in occasione del ravvio dell'anno scolastico. È aumentata l'efficienza interna dei mezzi, quindi abbiamo fatto uno sforzo per colmare i debiti manutentivi e per effettuare manutenzioni ordinarie. In questa direzione anche il concorso di meccanici che si sta svolgendo per fare in modo di avere, per garantire un maggior apporto interno anche sul parco rodabile, e si stanno allargando le graduatorie con nuove prove di selezione per avere bus privati aggiuntivi, modalità NCC, quindi noleggio con conducente ex Gran Turismo, che in qualche modo possano affiancare il trasporto pubblico locale di Tua per svolgere i servizi aggiuntivi. Quindi noi utilizziamo un combinato disposto di queste misure che si andrà a implementare a partire dal 7 gennaio con la nuova organizzazione dei turni scolastici e degli orari, che invece è frutto del tavolo di lavoro di cui prima, il tavolo di lavoro con i prefetti. Chiaramente è una priorità di Tua e di tutto quanto il sistema, poiché con i limiti del 50% ciò sarà ancora più difficile. Però le misure che si sta ipotizzando di adottare su taluni territori, ma prevalentemente diciamo come misura ordinaria, di differenziazione degli orari, unitamente all'aumento della dotazione di mezzi sia interni di Tua sia privati, quindi ex noleggiatori, all'interno del quadro che vede gli studenti pari al 75% in attività, dovrebbe garantire il raggiungimento degli obiettivi e dovrebbe farsi esserci confidenti sul fatto che l'obiettivo si raggiunga. Dopodiché chiaramente noi faremo tutto quanto quello che va fatto per partire il 7 gennaio con un'organizzazione che in teoria dovrebbe garantire il risultato, va da sé comunque che verranno effettuati aggiustamenti in corso d'opera con ulteriori potenziamenti qualora ci si rendesse conto che la sicurezza potrebbe essere maggiormente garantita con corse ulteriori ancora rispetto a quelle ipotizzate. Però stiamo facendo tutto quanto il possibile per partire bene. È attiva la piattaforma telematica regionale per la vaccinazione anti-Covid-19 per le categorie individuate come prioritarie rispetto all'offerta vaccinale delle prossime settimane. La registrazione è riservata al personale sanitario, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai farmacisti, ai veterinari, ai sanitari operanti nelle RSA, nelle case di riposo, compresi gli ospiti delle strutture. L'adesione è su base volontaria, non è vincolante, va formalizzata entro le ore 18 di venerdì prossimo, così da poter accedere alla vaccinazione nella prima fase della campagna. La piattaforma ad ogni modo resterà attiva fino al 31 di dicembre. Ascoltiamo l'assessore alla sanità Nicoletta Verini. Da oggi tutti coloro che ne hanno diritto, sia i sanitari, sia dipendenti pubblici che privati, volontariamente possono iscriversi sulla piattaforma, così come i residenti presso le case di riposo e le RSA. È un inizio di questa nuova campagna. Subito dopo la loro iscrizione viene richiesto dalle ASL di esprimere il consenso, perché è importante, e
poi ci sarà la somministrazione del vaccino entro il 15 gennaio, ossia appena arriveranno i vaccini. Il Dipartimento, le ARS stanno lavorando per seguire tutto ciò che è il deposito, tutto ciò che è l'organizzazione del vaccino, perché come voi sapete hanno bisogno di strutture, di luoghi adeguati e soprattutto di una verifica e controllo che tutta proceda nel meglio in sicurezza. Voltiamo pagina. Scambio di accuse ieri in regione durante la conferenza dei capigruppo integrata a proposito del documento di economia e finanza regionale. L'aggiornamento del DEFR dovrebbe essere approvato prima della pausa di Natale. Giuseppe Dintino. Maratona all'Aquila per l'aggiornamento del DEFR, il documento economico finanziario regionale, il testo che annualmente programma gli obiettivi di finanza pubblica. Nei prossimi giorni le audizioni delle associazioni e si riuniranno le varie commissioni regionali. La nota di aggiornamento dovrebbe essere approvata entro il 23 dicembre, visto anche che dal 24 al 7 di gennaio saranno sospese tutte le attività consiliari. Ieri la conferenza dei capigruppo integrata e la discussione tra maggioranza e opposizione si è subito accesa. Nel documento non c'è nulla, incalza il centrosinistra. Dall'economia e le infrastrutture fino alla sanità e alle risorse del Recovery Fund non c'è traccia di una visione regionale, ha dichiarato il capogruppo in regione del PD Silvio Paolucci. A parte le risorse del Master Plan e le risorse della precedente programmazione europea, questa maggioranza sceglie di non decidere alcunché. Noi riteniamo che sia molto grave il fatto che non vi sia una sola priorità iscritta in questo documento economico e finanziario. Non c'è visione dunque, non c'è la volontà di scrivere una pagina nuova per la nostra regione. Puntuale come il Natale arriva lo spiegone del centrosinistra, rispondono l'assessore al bilancio Guido Liris e il capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa. I due ricordano che il DEFR è stato approvato il 30 giugno, per la prima volta nella storia in anticipo rispetto alle scadenze previste per legge. Oltre alle 287 pagine del documento, sottolinea il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, c'è un integrativo di 100 pagine prodotto a novembre a seguito della pandemia e dei provvedimenti regionali, nazionali ed europei, con le variazioni di bilancio e correttivi della programmazione 2021-2027, nonché quella straordinaria con il Recovery Fund. Forse le opposizioni, conclude Febbo, non hanno letto tutto. E la polemica riguarda anche la presunta coesione della maggioranza, poiché qualche giorno fa Forza Italia aveva abbandonato la commissione bilancio, lasciando lì da solo il presidente della commissione, capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco. Lo ripeterò all'infinito, si inalbera Febbo. Non abbiamo mai abbandonato la commissione, ma abbiamo voluto sottolineare, prosegue l'ex assessore, il comportamento scorretto di qualche collega di centrosinistra che era passato alle offese personali nei confronti del sottosegretario D'Annunzis. Andiamo qui per essere vicini a queste. E adesso andiamo a Teramo, dove è stato installato all'ingresso del carcere di Castrogno un tunnel igienizzante in grado di neutralizzare i virus. Si tratta di un dispositivo innovativo acquistato e donato dal Rotary Club di Teramo su impulso del garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Una porta igienizzante per meglio affrontare la difficile battaglia al Covid-19 è stata installata all'ingresso del carcere di Castrogno di Teramo. Un dispositivo innovativo, un tunnel da attraversare che rilascia una miscela di alcol e acqua ossigenata nebulizzata in grado di neutralizzare il virus. L'iniziativa, sostenuta dal garante dei detenuti della Regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi, è stata finanziata dal Rotary Club di Teramo. Il Rotary, per la verità, ha posto in essere una serie di iniziative finalizzate a dare un contributo per fronteggiare, sebbene in minima parte, l'emergenza sanitaria. E all'interno di queste iniziative si colloca anche la cerimonia che stiamo per vivere questa mattina in ordine alla consegna di un tunnel sanificante per la casa penitenziaria di Teramo. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di protegge il carcere dal Covid, ovviamente in questo periodo molto particolare. Abbiamo avuto la sensibilità del Rotary Teramano, che ha donato, sotto iniziativa del garante, l'ufficio del garante regionale, questo gate particolare, questa porta sanificante che permetterà
non solo alle persone che andranno a visitare i propri cari in questo periodo, di proteggerli e soprattutto tutto il personale, tutti i fornitori, tutto quello che entra e esce, di coibentare il Covid fuori dal carcere. Per evitare ovviamente quello che è successo a Sulmona, che tutti sappiamo, col rischio di creare un ceppo infettivo all'interno del carcere. Intanto il comandante del carcere di Teramo, Livio Recchiuti, annuncia che non sono stati riscontrati casi di positività all'interno della struttura dopo l'ultimo screening di tamponi. La situazione al momento è tranquilla, non abbiamo nessun caso di positività. L'abbiamo avuto in passato di un detenuto, ma che è entrato al permesso e il sistema ha funzionato perché è stato intercettato presso la sezione isolamento. Noi abbiamo sezione isolamento in cui vengono eseguite le quarantene cautelari dei nuovi giunti e anche dei permessati. Al momento non abbiamo situazioni di positività. Lunedì abbiamo fatto uno screening di massa con tamponi molecolari grazie alla ASL di Teramo e abbiamo sottoposto a tampone tutto il personale di polizia e l'amministrazione, nonché tutti i detenuti. E non abbiamo, oggi abbiamo avuto risultati ufficiali, non ci sono casi di positività. Inoltre, conclude il garante Cifaldi, sono stati consegnati alberi di Natale per le prossime festività ad ogni istituto penitenziario abruzzese, oltre a doni per i detenuti e i loro figli. Inizia un nuovo anno accademico per il Gran Sasso Science Institute. Questa mattina l'inaugurazione in via telematica. Capite che posto straordinariamente interessante per me dove condurre la mia ricerca. E da questo punto di vista lasciatemi dire che essere ricercatrice al GSSI è un'esperienza a 360 gradi, è innanzitutto un ambiente scientifico di alto valore, di forte collaborazione che ti incoraggia a perseguire la tua curiosità intellettuale e io sono grata per i risultati ottenuti a tantissimi dei miei colleghi, potrei raccontarvi una storia per ognuno di quei risultati che nasce anche dalla collaborazione con loro e dalla loro stima. Riparte il Gran Sasso Science Institute, la scuola superiore universitaria ordinamento speciale con sede all'Aquila, fiore all'occhiello della ricerca scientifica internazionale. Inaugurato questa mattina in via telematica, l'anno accademico 2020-2021 ha la presenza anche del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. La decisione di fondare il Gran Sasso Science Institute all'Aquila è stata motivata dalla volontà di contribuire alla rinascita della città dopo il terremoto del 2009, seguendo un modello di città della conoscenza sostenuto dall'OCSE, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il GSSI nasce cioè da una ferita che ha costretto il territorio a pensare al proprio futuro. In questa occasione il ministro Manfredi ha sottolineato l'importanza di finanziare la ricerca, sebbene secondo una stima dell'Associazione Dottorandi Italiani nel 2021 sarà circa il 6% dei ricercatori a raggiungere una posizione meno precaria. Noi con politiche giuste, con investimenti finalmente sufficienti, possiamo veramente fare un salto di qualità e soprattutto possiamo utilizzare il Paese, possiamo aiutare il Paese a fare quella crescita di cui tutti noi abbiamo estremamente bisogno. Torniamo a Pescara, cambiamo argomento. Il raddoppio di via del circuito è un'opera fortemente voluta dal PD, che critica l'amministrazione comunale di centrodestra, che vorrebbe invece far ripartire l'iter da zero. Sentiamo. Voluta fortemente dal centro-sinistra perché quella è una delle arterie più inquinate di Pescara. 500.000 euro che sono stati stanziati quando eravamo al governo della città, ora l'opera è pronta per partire, c'è una gara già provvisoriamente assegnata, i lavori potrebbero cominciare a gennaio, ma rimaniamo molto perplessi da una serie di atteggiamenti che abbiamo visto nel corso di questi mesi. Prima intanto per la reintroduzione di quest'opera nel piano triennale delle opere pubbliche aggiornato dal centrodestra e poi adesso per una dichiarazione che è stata rilasciata dall'assessore Mascia, secondo il quale il progetto è tutto sbagliato, bisognerebbe ricominciare da zero, cosa che non è assolutamente vera, perché chi ha avuto modo di leggere la nota della soprintendenza del 24 di novembre capisce bene che la soprintendenza fa soltanto delle minime condizioni che possono essere attuate con pochissimi fondi e soprattutto prescrive una progettazione di aree che non sono nella titolarità e quindi non sono nella disponibilità del comune.
soltanto come auspicio futuro, naturalmente sono anche delle belle idee condivisibili, ma che non fermano assolutamente questo progetto che tranquillamente può partire e i lavori possono cominciare già a gennaio. Naturalmente da parte di un'amministrazione che arriva c'è la possibilità di non portare avanti delle opere pensate precedentemente, ma bisogna farlo con sincerità, esponendosi naturalmente anche alle responsabilità di tipo politico e di tipo contabile. Quello chiediamo noi, se è vero, come dice Mascia, che occorre un nuovo progetto, in questi minuti si sta esaminando il DUP del Comune di Pescara con il piano triennale di questo comune. Dov'è questo progetto? Non c'è, a testimonianza del fatto che non c'è bisogno assolutamente di un progetto. Adesso siamo arrivati alla pagina dello sport, partiamo dalla B. Dopo lo 0-0 di ieri a Pisa, il Pescara ha lavorato questa mattina in terra toscana per poi fare il rientro in Abruzzo. Da domani attenzione rivolta al doppio match interno con Monza e Brescia. Anche all'Arena Garibaldi i biancazzurri hanno dimostrato di avere un piglio più battagliero dopo il cambio in panchina. Il tecnico Breda è soddisfatto rispetto a questo aspetto, ma conferma che c'è tanto da lavorare per migliorare intensità di gioco e fase offensiva. Lo ascoltiamo. Sì, sì, importante perché dà anche forza ai ragazzi. Poi c'è da lavorare giorno e notte perché in fase di possesso potevamo usare molto meglio le ripartenze e anche nello sviluppo siamo ancora tanto macchinosi, però come spirito, come atteggiamento, come voglia di non prendere gol, come voglia anche di portare a casa punti, mi è piaciuta molto. A me piace vedere più partite dentro la stessa partita e quindi ci sono momenti che cerchi certe cose e momenti che ne cerchi altre. Per me Memusciai, Valdifiori sono giocatori fondamentali perché hanno, anche Memusciai tipo, ma tutti e due, a me piacciono tutti e due da una vita e li reputo giocatori importanti, come reputo importante in ogni caso chi entra, e non è che ci sono delle gerarchie già definite, però in questo momento noi abbiamo veramente bisogno di tutti quanti. Capone ha un potenziale enorme che tutti quanti speriamo che tira fuori il prima possibile, però quanti giocatori hanno bisogno anche di un po' di fiducia, bisogna lavorarci, ma va bene perché in quello che si fa, che si prova, a me piace soprattutto l'atteggiamento, poi dopo i margini di miglioramento sono enormi, adesso soprattutto che ci sono i 5 cambi c'è veramente bisogno di avere tante frecce al proprio arco e quindi più giocatori riusciamo ad avere in certi momenti e più riusciamo magari appunto anche a cambiare la partita in corso. Adesso invece andiamo in Serie C con un attacco asfittico. Il Teramo conta di riavere al massimo della condizione Eric Gerbi. Il giovane centravanti dice di stare meglio e aspetta l'opportunità di dimostrare il suo valore. La voglia di dimostrare è tanta. Io adesso mi sento bene, ho iniziato dalla scorsa settimana ad essere al 100%. Spero nel prima possibile di essere chiamato in causa dal mister e di aiutare la squadra in questo momento non facilissimo, non tragico, ma neanche quello dei primi tempi. E quindi spero il prima possibile di poter giocare e dimostrare. Logicamente io ho pagato il fatto di essere fermo da marzo dell'anno scorso. Questo mi ha penalizzato un po' perché arrivato qua gli altri avevano già una forma fisica avanzata, io invece partivo da zero, però ho lavorato e adesso inizio a star bene. In questo momento gli attaccanti non stanno trovando la via del gol, però non dobbiamo mollare adesso, in allenamento comunque continuiamo ad allenarci sulle finalizzazioni, dobbiamo secondo me cercare di giocare un po' più con la squadra e anche attaccare la profondità nello stesso tempo e poi speriamo che verranno in fretta questi gol, che logicamente il lavoro dell'attaccante è fare gol. Comunque mi reputo un attaccante che gli piace lavorare con la squadra, d'altronde come anche gli altri miei compagni, comunque ognuno ha caratteristiche diverse, però ci mettiamo sempre a servizio della squadra, cerchiamo di far reparto, di cercare di portare su avanti la squadra e
E logicamente appunto in questo momento ci sta penalizzando il fatto che non riusciamo a segnare, però secondo me lavorando come stiamo facendo è solo questione di tempo. Mi reputo un attaccante che gli piace attaccare a profondità, ma allo stesso tempo se la squadra ha bisogno di venire a supporto, cercare di portare sulla squadra, di tenere la palla, e logicamente cerco di sfruttare ogni occasione. Se mi arriva una palla giusta o riesco a modellarla a mio modo, di cercare di finalizzare l'azione. E siamo così alla Serie D grazie alle reti di Barlafante e Campagnacci. Giulianova è riuscito a passare sul campo del Porto Sant'Elpidio con un rotondo 2-0. Per i giallorossi si tratta della prima vittoria in campionato che permette loro di lasciare l'ultimo posto in classifica il servizio di Vera TV. Il Giulianova festeggia la sua prima vittoria in campionato battendo in campo avverso il Porto Sant'Elpidio, che viene anche superato in classifica. È bastato un gol per tempo agli uomini del Grosso per superare un avversario molto giovane e che negli ultimi giorni aveva perso anche l'ex capitano Frinconi. Subito aggressivo il Giulianova, che già al primo reclama per episodio dubbio in area di rigore avversaria. Discesa lungo l'alto sinistro di D'Antonio, cross verso Barlafante che a contatto con Cavalieri cade a terra in area. L'arbitro farà proseguire fra le proteste giallorosse. Al settimo sono i padroni di casa a farsi vedere dalle parti di Amadio, con Manari che giostra bene sull'auto smancino, è arrivato al limite e cross verso il centro dell'area dove stacca di testa Zidra, che però non inquadra la porta. Al diciottesimo ancora D'Antonio a sganciarsi sulla sinistra, cross in mezzo dove Barlafante manca l'intervento da favorevole posizione, poi arriva Antonelli che manda fuori. Al ventinovesimo grandissima occasione per passare in vantaggio per gli uomini di Omiccioli. Manari serve Zira che di testa trova però Amadio, pronto alla respinta con un grande intervento. Al 30esimo si rivede il Giulianova con un corner calciato da Del Grosso e con De Molion che manca l'intervento da pochi passi. Al 37esimo il risultato si sblocca, ennesima discesa dello scatenato D'Antonio che imbuca alla perfezione per Barlafante, il quale calcia la prima intenzione fulminando l'incolpevole Cavalieri. Il numero 7 giallorosso ha subito l'occasione per il raddoppio, un minuto dopo, ma l'estremo difensore di casa è attento. E questa è l'ultima emozione della prima fazione di gioco. All'inizio ripresa arriva il raddoppio, che in pratica chiude il match. Corre il quinto minuto, quando su un tiro di Campagnacci, Cantarini tocca con la mano in area di rigore. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il penalty. Orazzi protesta veementemente e viene spedito anzitempo negli spogliatoi. Dal dischetto va lo stesso Campagnacci che spiazza Cavalieri e fa 2-0. Sul doppio vantaggio con un uomo in più, il Giulianova non fa altro che gestire il pallone e provare qualche sortita in avanti, come al minuto 17, quando D'Antonio si produce in un'azione personale sfiorando il palo. Al 24esimo Barlafante sfugge alla difesa casalinga, ma il suo tiro viene deviato in corner. E in pratica questa è l'ultima emozione di un match che ha visto il Giulianova meritare 3 punti e il giovane Porto Sant'Elpidio reggere finché ha potuto. Nel fine settimana si vota fra le società ciclistiche abruzzesi per il rinnovo del comitato della Federciclismo. Il presidente uscente Mauro Marrone sfida Virginio Rapone, che ai nostri microfoni spiega i motivi della sua candidatura, nel servizio di Jacopo Forcella. Diciamo che la mia candidatura nasce soprattutto dalla necessità di cambiare e nasce soprattutto dai continui inviti che mi sono stati rivolti da persone, da dirigenti, da società sportive, dal mondo sportivo ciclistico, che ha la necessità, ha la voglia, ritiene che qualche cosa possa cambiare nel mondo del ciclismo abruzzese. Dopo 2 mandati credo che sia necessario, utile, un cambio di rotta, un cambio di direzione, perché dopo 2 mandati si è già dato tutto quello che si poteva dare, che si poteva dire, e quindi diventa difficile continuare ad innovare, continuare a dare nuovo impulso. E questo credo che serva soprattutto per il mondo sportivo, per le società sportive, per i dirigenti, per gli atleti, perché un cambio di rotta non può che ingenerare una sorta di aspettativa, di fiducia in quello che è un nuovo corso che potrebbe avere. Se dovesse essere eletto
presidente del comitato regionale abruzzese della Federcivismo, la prima cosa che Virginio Rapone farà? Quale sarà? La prima cosa che farà è vedermi con tutte le società, convocare tutte le società, chi ha avuto fiducia in noi, chi non ha avuto fiducia, perché poi non sapremo mai chi ha avuto e chi non ha avuto la fiducia, quindi il dialogo con tutti è fondamentale. Come dicevo, io non sarò l'uomo solo al comando e soprattutto non ho mai raccolto provocazioni che vengono da altri settori dove chi sta con me deve stare contro di me. Non credo che sia questo sia fare del bene al ciclismo. Dopo le elezioni, comunque vadano, vinca l'uno, vinca l'altro, io credo che l'inclusione, il dialogo, ritrovare serenità, ritrovare dialogo con tutte le componenti, credo che sia una cosa fondamentale. E per quanto mi riguarda, se sarò il presidente, sarò il presidente di tutti, il presidente anche di chi oggi, per motivi particolari, per buone ragioni, oggi non condivide quella che è la nostra linea, il nostro programma. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.